Cara condoamministratrice, caro condoamministratore, quest'oggi parliamo di convocazione di un'assemblea, quindi un qualcosa che va fatto all'interno della tua gestione delle assemblee condominiali. Per ogni condominio che gestisci devi convocare almeno un'assemblea ordinaria ogni anno, ma potrebbe anche accadere che ci sono delle assemblee straordinarie. Hai 10 condomini, almeno 10 assemblee. Ricordati quindi che c'è un'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, approvazione che va fatta entro i 6 mesi dal termine del bilancio. Bene, per poter andare in assemblea, evidentemente ci deve essere una convocazione di assemblea. E una volta che c'è la convocazione di assemblea, ti troverai appunto i condomini in assemblea e puoi discutere con essi dei vari punti all'ordine del giorno. In effetti, quando ti trovi in assemblea, da amministratore o magari da condomino, ti sarai accorto di cosa? Spesso e volentieri le assemblee vengono gestite con un pezzo di carta, con una penna, con una calcolatrice o magari se va bene con uno smartphone, con Excel, tale per cui si fa tanto caos, si perde tanto tempo, perché appunto a dover scrivere a mano, a dover fare i calcoli, si fa confusione. Poi, anche ammesso che tutto quanto va bene e siamo disposti a perdere del tempo, scrivere a mano o fare i calcoli a mano può generare due tipi di errori: un errore matematico da un punto di vista di calcoli e una difficile comprensione del testo del verbale qualche mese successivo, quando magari un condomino vuole interpretare quello che è stato scritto all'interno del verbale. Quindi una buona preparazione di assemblea, un software che ti aiuta chiaramente. Ti supporterà in assemblea con l'obiettivo di perdere meno tempo tu, perdere meno tempo i condomini, ma ancor di più dare una figura di professionalità ai tuoi clienti, che sono i tuoi condomini, e di conseguenza pian piano far spargere la voce di un operato positivo da parte tua all'interno del tuo rione. Quindi anche all'interno di un'assemblea, o dello strumento che utilizzi per la gestione delle assemblee, puoi trovare diversi vantaggi nel migliorare la tua professione. Bene, oggi affronteremo l'argomento convocazione di assemblea. In particolar modo ti dico che quando si convoca un'assemblea ci sono alcuni punti importanti. C'è la data della prima convocazione e della seconda convocazione. Non so se lo sai, ma credo di sì. Tendenzialmente la gente si presenta in seconda convocazione. C'è questa usanza di mettere, comunque derivata dalla legge, prima, seconda convocazione. E con la nuova riforma del condominio cosa cambia fra la prima e la seconda? Cambia la maggioranza che si deve avere in termini di teste, cioè di persone presenti in assemblea, e in termini di millesimi, cioè la somma dei millesimi delle persone che fanno parte. Definita quindi orario di prima e seconda convocazione, in cui la seconda convocazione deve essere svolta almeno, cioè deve essere almeno 24 ore successivamente alla prima e non oltre 10 giorni successivamente alla prima, si stabilisce il luogo, si stabiliscono i punti all'ordine del giorno. Tendenzialmente comunque sulla prima convocazione non c'è scritto da nessuna parte, ma magari si inserisce in un orario un po' strano per poter far capire venite in seconda. Poi nulla vieta di andare in prima convocazione. Per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno, in base ai punti si può trattare di delibere di tipo ordinario, straordinario o inerenti al riscaldamento. Cosa che cambia? Te la dico in maniera molto semplice, poi comunque si approfondirà. Ad esempio, per le delibere ordinarie devono essere convocati i proprietari, i conduttori, i proprietari, dipende da come stiamo parlando, per le straordinarie i proprietari, per il calore possono intervenire anche i conduttori e poi ci sono dei discorsi su usufrutto e leasing. Insomma, tendenzialmente le delibere sono ordinarie e straordinarie, ma ricordi e te ne accorgi se è qualcosa di straordinario, rifacimento testo o di ordinario approvazione bilancio, ma se si parla di calore è ad esempio, è solo esclusivamente di orari di apertura dei caloriferi, beh, è una delibera appunto particolare. Ogni comunque tipologia di punto all'ordine del giorno porta con sé, come la legge, delle maggioranze in termini di testa e di millesimi, dicevamo. Ora, se tu amministratore gestisci l'assemblea con un pezzo di carta e vai in assemblea, può succedere, anche se tu sei la persona più competente, che davanti a 40 condomini che gridano fra di loro potresti dimenticarti qual è la maggioranza necessaria per quel determinato punto. Ed è qui che ti verrà in aiuto con domani.
Ma attenzione, non ti viene in aiuto solo in quel momento e tu in quel momento dovrai scegliere qualcosa tale per cui ti genera le giuste maggioranze. No, visto che noi capiamo che quel momento è un momento particolare, ti facciamo prendere queste decisioni in ufficio oppure a casa, magari comodamente su un divano, e vedrai fra poco come si possono scegliere le varie maggioranze, senza essere magari un super esperto di diritto, fermo restando che le competenze comunque le devi avere. Sarà un grande aiuto. Ora, per quanto riguarda la convocazione, ma anche poi per il verbale finale, per la convocazione cosa bisogna fare? Bisogna appunto spedire, far arrivare ai condomini la convocazione 8 giorni prima dell'assemblea, almeno 5 giorni prima dell'assemblea. E vi deve essere una firma che testimonia il fatto che il condomino ha ricevuto questa convocazione in una determinata data, altrimenti l'assemblea potrebbe anche essere invalidata. Cosa devi fare a questo punto? Una volta che magari scrivi la tua letterina di convocazione, espliciti quali sono i punti all'ordine del giorno, devi consegnarla ai condomini. Come farla? Con il piccione viaggiatore? Con un'email? Con una posta certificata? Con una raccomandata? Gliela porti direttamente a casa? Beh, quel che vuoi, purché sia consentito dalla legge. Tendenzialmente cosa si fa? Si porta o a mano con una raccomandata a mano e ti fai firmare ricevuta, o spedisci tramite, ad esempio, tramite poste italiane con una raccomandata con ricevuta di ritorno o magari con una PEC. Questi sono gli strumenti più utilizzati. Poi, te lo dico fra parentesi, c'è qualche amministratore che si mette d'accordo con il condominio che dice: ok, mandamela via mail, non ti preoccupare, ti assicuro che non farò mai problemi. Vabbè, però questa non fa parte comunque della discussione teorica della lezione. Fatto sta che questa convocazione la devi far arrivare ai condomini. Ora, anche qui, se dovessi inviarla, la dovessi portare a mano, significa che tu devi stampare e portarla a mano, magari per un condomino che vive vicino al tuo studio, oppure se il condominio è vicino al tuo studio potresti portarla ai vari condomini. Ma tendenzialmente in un qualsiasi condominio c'è sempre qualcuno che abita a 100, 200, 500 km di distanza. È vero che abiterà in un posto bellissimo di mare e sarà bello portargli la convocazione, ma forse è anche economico. E quindi devi spedirgli una raccomandata. Quindi stampi, imbusti, vai in poste, fai la fila, affranchi, paghi, torni in ufficio, carichi la spesa in contabilità. A diversi condomini, diversi condomini, questo è il tempo, ma anche se fosse per un solo condomino, perdi almeno un'ora di lavoro e un'ora è denaro, chiaramente. Vedremo in questa lezione come migliorare anche queste tempistiche affinché tu possa dedicare il tuo tempo a migliori attività. Bene, siamo pronti con questa introduzione. Con il mio schermo andiamo a creare un'assemblea assieme, in particolar modo quindi questa convocazione. Eccoci qua, siamo all'interno di un condominio demo, condominio finto, demo amministratore in via Monte Napoleone Milano, quindi ci sono dei dati finti e già ti dico che essendo dei dati finti potrebbe a un certo punto succedere qualche errorino del tipo: ah, manca questo dato, ah, manca quest'altro dato, non ce ne preoccupiamo proprio perché è un condominio finto, ma anche in un condominio vero, qualora dovesse mancare un dato, è giusto che il condomani ti avverte e ti dica: guarda, ti manca questo dato, inseriscilo. Siamo all'interno del pulsante condominio. Puoi cliccare all'interno di Assemblee, dove il pulsante New è una versione delle assemblee di condomani realizzata ad agosto, diciamo, terminata e pubblicata il 13 agosto 2016, con successive migliorie che stiamo facendo e continuiamo a fare, e continuiamo a fare anche magari dopo questa la registrazione di questo meeting, e quindi magari andando tu a vedere la funzione troverai ancora migliori funzioni. Però adesso siamo arrivati ad una versione molto stabile e performantissima, con tante tante funzionalità. Abbiamo già due assemblee create, ma adesso ne creiamo una nuova. Anzi, prima di tutto ti faccio vedere, magari questa assemblea è stata creata. Beh, la eliminiamo anche. Partiamo proprio dall'eliminazione. Ok, ne creiamo una nuova. La chiamiamo assemblea ordinaria. Lasciamo così, va bene così. Come data di prima convocazione metteremo ad esempio il 5 ottobre. Ora facciamo un piccolo errore voluto e come data di seconda convocazione mettiamo il 27 ottobre. Cosa significa? Significa che sono più di 10 giorni dopo la prima convocazione. Ora, al posto di mettere magari le ore 8 per la prima convocazione, mettiamo, non so, le ore 56, non me le fa inserire, ora non vedi l'aria mano, ma non me le fa inserire. Ma allo stesso modo mi dà una schermata rossa perché dice: ma sono le 15, le 56, no, mettimi uno 0.
siamo a posto, altrimenti ti esce rosso. Vi torniamo a mettere l'orario delle 8. Potevi anche cambiare utilizzando qui sotto ora e minuto. Luogo studio amministratore, magari in seconda convocazione, sala riunioni del condominio. Potresti anche essere più specifico inserendo la via d'indirizzo, un po' quel che vuoi. Qui ora il sistema ti chiederà presidente e segretario, ma sono informazioni che tu puoi inserire una volta che l'assemblea verrà gestita. Molto importante è la tabella di riferimento. Vedi che qui c'è un punto interrogativo che ti dice e ti dà delle spiegazioni. Leggiamola assieme. La tabella di riferimento per l'assemblea ed indica quali sono le unità ed i soggetti dell'edificio da convocare. Le unità non presenti in questa tabella e quindi i rispettivi soggetti non vengono convocate. In fase di esecuzione dell'appello o di registrazione di eventi di ingresso e uscita, cioè il condomino che arriva in ritardo oppure va via prima, i coefficienti della tabella sono usati per determinare lo stato dell'assemblea, costituita o non costituita. Immaginiamoci ad esempio che la tabella abbia 1000 millesimi, ci servono 500 millesimi per dire che l'assemblea è costituita, ne abbiamo 502, ma a un certo punto vedremo che un condomino va via perché ha ricevuto una chiamata, boom, il sistema ti dirà non si può più deliberare. Qui convochiamo ora secondo la tabella generale, ma immaginiamo di avere un edificio con due scale, scala A, scala B, e quindi di dover convocare solamente i condomini della scala A, avremmo potuto inserire scala A. E di conseguenza convocare solamente queste persone, ma comunque lasciamo generale. In altri dati possiamo mettere le note di convocazione. Ora metto una frase giusto per farti ridere, però tendenzialmente si lascia anche vuota, ma sono delle altre informazioni che dove vanno? Leggiamola alla guida, si tratta di un testo opzionale che viene inserito nelle lettere di convocazione ed è posizionato sotto l'area riservata dell'ordine del giorno. Si prega di essere puntuali e di portare una sedia a testa. Abbiamo detto che la convocazione è nella sala condominiale, la sala condominiale magari non ha le sedie, quindi lo sto dicendo giusto per scherzo, per farti vedere dove comparirà questo testo. Impostazioni di voto. Ti dico fin da ora, se non sai di cosa si tratta, lascia esattamente come vedi. In ogni caso, se vuoi giocarci, se vuoi capire di cosa si tratta, leggi i punti interrogativi. Leggiamoli assieme. In verità ne leggeremo uno solo e il secondo sarà molto simile al primo. Si parla di criterio di valutazione delle teste, cioè come devono essere valutate le teste? Devono essere valutate come solamente i favorevoli devono essere maggiori dei contrari, oppure i favorevoli devono essere maggiori dei contrari più gli astenuti, cioè chi si astiene è da considerarsi un voto contrario oppure no. In ogni caso leggiamo il punto interrogativo. Leggiamolo assieme. Si tratta di una condizione che deve essere soddisfatta, oltre alle condizioni espresse dal quorum delle regole di maggioranza, per ottenere l'approvazione di una delibera. Vediamo come funzionano le due opzioni con un esempio. Supponiamo di avere una semplice regola di maggioranza che richiede solo un terzo dei voti favorevoli rispetto ai presenti e che ci siano due voti favorevoli e quattro astenuti. La condizione espressa dalla regola risulta verificata perché un terzo di 6 uguale 2 voti favorevoli. Scegliendo favorevoli maggiori dei contrari, la delibera viene approvata perché gli astenuti non vengono considerati e quindi la condizione diventa due favorevoli maggiori di 0 contrari. Scegliendo invece favorevoli maggiori dei contrari più astenuti, la delibera non viene approvata perché in questo caso la condizione da soddisfare diventa due favorevoli maggiori di 0 contrari più 4 astenuti, quindi 2 maggiori di 4, no. Stesso discorso per quanto riguarda i millesimi. Lasciamo comunque come abbiamo visto e premiamo salva. Ora, se ti ricordi, ho fatto un piccolo errore di non voluto sulla data. Ti faccio vedere, 27 ottobre, 5 ottobre. Salviamo. Ecco qua. La seconda convocazione deve avvenire almeno il giorno successivo e non oltre 10 giorni della prima convocazione. Vuoi proseguire ugualmente? Quando mai ti dice, guarda, io ti sto avvertendo, se lo vuoi fare, fallo. Magari, non so, stai utilizzando condomani per la gestione di un condominio nella nazione X che non è l'Italia, anche se in questo momento in Italia lì questa legge non c'è, oppure stai utilizzando condomani per la gestione di un'assemblea, di un'associazione, magari non so, le regole lì sono diverse, quindi se vuoi te lo faccio fare, però no, annulla, lo andiamo a correggere,
potremmo mettere ora data 1 settembre, chiudiamo, salva a la seconda convocazione, stesso errore. Perché? Perché ho preso precedenza al 5 ottobre. Va bene, vogliamo giocare ancora, mettiamo nuovamente 5 ottobre, ci darebbe errore perché non siamo nel range. Va bene, mettiamo 10 ottobre e sicuramente siamo a posto. Abbiamo quindi questa assemblea finalmente creata da un punto di vista di date e di luogo. Ora, cos'è che assolutamente manca? Mancano, come vediamo qui giù, i punti all'ordine del giorno, cioè di cosa parliamo in questa assemblea. Nuova voce, descrizione breve, approvazione bilancio consuntivo 2016. Si allegano i documenti contabili. La tabella è sempre la generale e ora qui la parte importante, sono qui seduto davanti al mio sofà con il mio tablet che sto gestendo l'assemblea, oppure sono in ufficio con i miei collaboratori a creare l'assemblea, e con domani mi dice: guarda, non ti faccio salvare, il pulsante non è abilitato perché devi impostare le impostazioni di voto, in particolar modo questa casella rossa. Vediamo di cosa si tratta. Indica la tipologia di argomento da trattare nell'ordine del giorno e determina quali sono i soggetti convocati dal sistema. Specificando le delibere straordinarie, i soggetti convocati sono i proprietari, specificando le delibere ordinarie, i soggetti convocati sono i proprietari ed in assenza dei proprietari, i usufruttari. Specificando gestione della climatizzazione, vengono convocati i conduttori, in assenza di questi i leasing, in assenza di questi usufruttari e infine i proprietari. Attenzione, è importante che ogni unità dell'edificio venga, per ogni unità dell'edificio venga indicato un soggetto con un rapporto in corso alla data di prima convocazione dell'assemblea. Altrimenti il sistema fallisce con l'errore, impossibile trovare un soggetto da convocare per l'unità X, unità 3, alla data 5 ottobre. Se si riceve questo errore, semplicemente è sufficiente aggiungere un soggetto all'unità X, quindi da condominio, unità, pulsante verde, associo a soggetto e unità, assicurandosi che la data Y della prima convocazione esso risulta ancora associato all'unità e che la tipologia di rapporto definita sia compatibile con gli argomenti. Cioè, se nell'ordine del giorno ci sono delibere straordinarie, aggiungere all'unità 2 un conduttore non risolve l'errore, perché si risolve solamente andando a inserire un proprietario. Cioè, ti dice: noi non possiamo fare un'assemblea se per tre abitazioni non vi è un proprietario, se comunque queste abitazioni devono votare. Dice: ah, ma non sono state vendute. Ebbene, allora decide il costruttore perché sono ancora sue. Ok. Quindi in questo momento l'argomento da trattare è delibere ordinarie, ma qui ora il sistema ci dice: è solamente una discussione, ad esempio, è la signora Pina che si lamenta alla signora Maria che le 3 di notte passa l'aspirapolvere. È chiaro che non si può fare, quindi non c'è bisogno di una votazione. Allora uno dice: vabbè, è solo una discussione, non abbiamo bisogno di votazione. No, in questo caso l'approvazione del bilancio ha un argomento, clicco qui, escono tantissimi, tantissimi punti da poter discutere. Cioè, vediamo, andiamo a trovare innanzitutto, andiamo a vedere, facciamo una panoramica e poi vediamo di cosa si tratta. Ad esempio, cioè, qui vediamo sostanzialmente le regole predefinite. In verità, in fondo, qualora tu dovessi diventare molto smart secondo domani, potresti anche crearti delle regole tue e trovi le tue regole, magari che sono molto simili alle nostre, ma hanno dei nomi che ti piacciono di più e così le trovi semplici, o magari le tue regole che usi sono sempre 3-4 e così te le trovi, ma di questo non ne parleremo ora. Ad esempio, una regola classica è il compenso dell'amministratore, oppure la nomina, la conferma e la revoca dell'amministratore. O in questo caso, andiamo a vedere se la trovo in maniera veloce, rendiconto annuale approvazione. Cioè, se l'oggetto della discussione è l'approvazione del bilancio, io come impostazione di voto metto rendiconto annuale. Cosa significa? Che il sistema in automatico, non lo devi fare tu, in automatico, capisce che in prima convocazione il quorum richiesto è la maggioranza dei presenti, cioè devono esserci almeno la metà delle teste più uno, e la metà dei millesimi. In seconda convocazione questo quorum si abbassa, ci vogliono sempre la metà dei presenti, ma sono sufficienti un terzo dei millesimi. D'ora in poi tu di questo non te ne devi ricordare, il sistema nella gestione dell'assemblea, come vedremo in delle prossime registrazioni, in uno dei prossimi meeting, ti dirà in automatico se in quell'assemblea è possibile discutere di quel punto o meno. È
un grossissimo vantaggio, eviterai tante raccomandate, magari qualche giorno dopo l'assemblea, che si ti dice no, questa assemblea non è stata gestita bene, dobbiamo rifarla perché c'era questo errore. Non esisteranno più questi problemi. Salviamo. Abbiamo inserito questo primo punto. Inseriamo un altro. Quindi nomina amministratore, non metto il testo in questo caso, sempre per la generale, impostazione di voto, delibere ordinarie, regola di voto, nomina amministratore, salva. A proposito della signora Pina, utilizzo aspirapolvere come richiesto da alcuni condomini, si discuterà degli orari del non utilizzo durante la notte. Ora, l'ho scritto un po' così, magari poi potrei essere più preciso. La tabella sempre generale, cioè comunque tutti quanti ne possono discutere, delibera ordinaria, però è una sola discussione, quindi non c'è un punto. Ah, ma di questa aspirapolvere ne vogliamo parlare subito, prima della nomina dell'amministratore. Va bene, sposta tu. Anzi, no, ho sbagliato, sposta giù. Anzi, no, vogliamo parlarne come primo punto. Immaginati di averne 10, non devi essere sposta su questo pulsante, sposta all'inizio. Oppure dici, no, vabbè, ora stiamo giocando, riportiamo tutto alla fine, lo mettiamo alla fine. Benissimo. Il sistema ora ti dice assemblea non costituita, ma non ti preoccupare, perché stiamo facendo una convocazione. È chiaro che ancora non è costituita, è chiaro che ancora qui nella sua destra non abbiamo eseguito l'appello. Cosa che dobbiamo fare ora? L'avevamo detto anche prima. Dobbiamo creare la convocazione. Ora partiamo da un qualcosa di base. Immaginiamo di portare la convocazione a mano ai nostri clienti condomini. Gestisci convocazione, cosa che mi serve? Mi serve la lettera in formato PDF, ma ancora prima l'elenco dei convocati. Vediamo di cosa si tratta. Avanti. Lo vogliamo verticale o orizzontale? Te lo faccio vedere orizzontale, poi capirai da solo cosa significa verticale. Fine. Benissimo, scaricato. Cioè abbiamo l'elenco di tutti i condomini con i loro millesimi della tabella utilizzata e abbiamo qui la data in cui ricevono questo documento, la firma, eventuali note e eventualmente se già ci indicano un delegato. Quindi quando noi diamo la convocazione, subito dobbiamo avere un foglio per la firma, così sappiamo che loro, cioè noi gli consegniamo la convocazione, ma loro ci devono firmare, cioè sostanzialmente è la raccomandata a mano. Quindi questa è la firma che ci dicono: ok, ho ricevuto. In modo tale che poi non si lamentano dicendo: no, non me l'hai data, ma sì, io te l'ho data, ma non mi ricordo quando te l'ho data. Se ci sta una firma, l'ha ricevuta, altrimenti no. Bene, vediamo invece ora cos'è la lettera in formato PDF. Andiamo avanti, abbiamo tre opzioni. Abbiamo delega estesa, qui sono dei punti interrogativi che ti spiegano, però tra poco te lo farò vedere, ora non lo clicco. La delega nella stessa pagina e la convocazione nominativa, non clicchiamo niente, facciamo fine. Questo è il caso in cui ho una lettera di convocazione che non viene inserita con nessun nominativo. Sostanzialmente ho 8 condomini a cui la porto a mano, farò 8 fotocopie e lo stamperò 8 volte allo stesso modo. Ok. E qui ho quello che dicevamo prima. Ti ricordi? Ho parlato della sedia. Qua ho scritto che si allegano invece i documenti contabili qui sotto. Nella nomina dell'amministratore no, non ho scritto nulla, quindi non ho niente. Nell'utilizzo aspirapolvere ho questo punto. La data della prima convocazione, della seconda, la seconda in grassetto, la prima no. Le informazioni di a quale esercizio si riferisce questa assemblea. Il nome del condominio. Se tu hai un logo, si può inserire al posto di quello condomani. E tra poco ti parlerò anche della firma. Qui in basso invece non trovi tutti i numeri di telefono o altro dell'amministratore perché si tratta di un condominio finto, ma quando tu imposterai il tuo account uscirà, diciamo, un bel footer con delle informazioni di interesse. Ora andiamo a creare invece la convocazione sempre in PDF, ma con la delega estesa, la delega nella stessa pagina e la convocazione nominativa. Avanti e vediamo le differenze. Dato che si tratta di convocazione nominativa, il sistema ci dice a quali condomini la voglio inviare. Caspita, ora li posso cliccare, ma puoi anche non cliccarli a uno, premere qui e li clicchi tutti, togli tutto, li inserisci, e magari a questo no, o anzi a questo sì.
O magari tu, se hai 300 anagrafici in questo condominio, ma anche se fossero 2000, ti assicuro che funziona perfettamente, dici: ma io voglio convocare solamente per il signor Osvaldo, e ti esce le due persone che si chiamano Osvaldo. Comunque in questo caso abbiamo già selezionato tutti. Ce l'abbiamo tutti, qua ti dice anche: guarda, questa persona ha questi interni, te lo ricorda. Tra l'altro, con la rimarchina, fammi vedere un attimo. Non si chiama Martina, ho sbagliato, si chiama Martino, ad esempio, così via. Qua mi dice il cap, ok, il cap, eccolo qui, salviamo. E salvo definitivamente queste sue informazioni, vedi, sono già cambiate, per sempre questa persona diventa Martino, quindi ho una completa interazione con tutti gli altri strumenti di Condomani, direttamente da questa schermata, anche se fossi io con un tablet stravaccato su un divano. Bene, il sistema mi genera queste 8 convocazioni in 16 pagine e qui notiamo in effetti un qualcosa subito. Notiamo che questa delega innanzitutto è più lunga rispetto a prima, però va sulla seconda pagina, non ci piace. E infatti perché non ci piace? Perché in gestisci convocazione io ho detto di fare sì la delega estesa, ma ho cliccato nella stessa pagina. Evidentemente non si può permettere la stessa pagina, non ci possiamo fare assolutamente nulla. Bene, la lasciamo, non ci clicchiamo, facciamo comunque una convocazione nominativa e la facciamo a tutti quanti, a Martino, ti ricordi che abbiamo cambiato da Martino a Martino, e la creiamo. La apriamo e adesso vediamo che è più carina. Ora, vediamo le differenze. Innanzitutto qui ho il nome, cognome, l'indirizzo della persona. Vediamo per quanto riguarda Martino, abbiamo anche il capo. Ho messo un capo che comunque non corrisponde a Milano, perché sono dei dati sicuramente falsi, ma comunque si tratta di persone false, non esistenti. Quindi abbiamo questo aspettabile, mentre prima in questa versione non avevamo niente. Ma soprattutto nella versione precedente la delega era semplice. Qui la delega è di tipo esteso. Di tipo esteso significa che riportiamo qui tutti i punti all'ordine del giorno con una tabellina in cui si indica ad Accolà di Martino di indicare possibilmente per ogni punto all'ordine del giorno se è astenuto, favorevole o contrario. E quindi lui può già preindicare questi punti. Questa è una tua scelta, come fare la delega, se farla così semplice o fare virgolette più complicata. Sceglierai. E quindi qui hai la delega. Ora hai notato che oltre all'amministratore è uscita anche la firma. Questa è una cosa importantissima perché se tu devi stampare queste pagine, le devi firmare, poi a mano appunto le devi firmare, invece noi te le abbiamo già firmate. Com'è possibile questa cosa? Bene, ti faccio vedere. Se tu vai su questo mino e poi vai su impostazioni account, ti trovi nel profilo amministratore. Scendi in basso. Varie firma, avevo già caricato questa firma, che ti dico già ora, una firma che ho scaricato da internet, non vera. Cosa si fa? Se vuoi cliccare per una nuova firma, la puoi inserire qui. Ad esempio, vuoi inserire la tua firma, e una volta che la inserisci, proviamo, una volta che la inserisci, vediamo se la riusciamo a inserire, eccola qua, firma Rossi. Sistema Civita, ecco. Possiamo anche giocarci, vedere quanto la vogliamo grande, quanto la vogliamo piccola, ecco, vogliamo tutto questo spazio, vogliamo più, un attimo più a sinistra, un attimo più a destra, ok, più su, no, anzi più giù, vedete, ci sto giocando, qui abbiamo la guida in linea, che non abbiamo inserito perché non c'è nulla da spiegare, però a breve lo inseriamo. Possiamo ritagliare l'immagine, insomma, vogliamo prendere solamente una parte dell'immagine, ecco qua come prima, salviamo. Eccola qui. In effetti ho fatto delle piccolissime modifiche, la firma è la stessa file di prima, quindi non cambia. Qua ti faccio vedere che cambia anche questi accenti, così cambierà un po' tutto. Qua posso mettere il codice fiscale, BBB, ora mi sarà forse un errore perché non è un codice fiscale valido, comunque salviamo. Qui non me lo dà, però se dovessi fare un elemento fiscale, 170, mi darà l'errore sul mio codice fiscale perché farà il controllo. Andiamo in amministratore, torniamo alla nostra assemblea. E ora, chiaro, ora forse non ce ne accorgiamo perché la firma è molto simile a quella di prima, però se dovessi rifare il gestisci convocazione in PDF, avanti,
facciamo non delle gestese, ma va bene nella stessa pagina, convocazione nominativa, vediamo cosa succede, la facciamo a tutti quanti, fine. Avremo la firma leggermente diversa perché è quella che abbiamo cambiato, ma in più riusciamo a inserire tutto quanto nella stessa pagina perché non è la stessa, quindi c'entra, quindi sono sufficienti 8 pagine. Ti ricordo che invece il codice fiscale, ora qui ce l'ho, non c'è più quel problema sugli accenti con quei nomi diversi. Prima ti faccio vedere com'era prima, invece non c'era il codice fiscale e c'era questa con l'accento diversa. Questa è la firma attuale, vediamo se quella di prima è molto simile, vedi la posizione è diversa, perché ho giocato su metterla un pochettino più sotto. Perfetto. Ora non ti resta quindi a questo punto teoricamente che stampare la convocazione e portarle a mano e farti firmare che consegnato, oppure la vai a imbustare, la metti in delle buste, la provi in Poste Italiane. Cosa fai a mano? A mano compili la lettera di raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono due cose da compilare: il mittente e il destinatario da una parte, e nella cartolina il mittente e il destinatario. Quattro sezioni: due volte il tuo indirizzo, due volte l'indirizzo al destinatario. Uffa, quanto tempo! Allora, qui arrivano i superpoteri. I superpoteri sono questi: gestisci convocazione, postalizza la convocazione. Avanti. Come vogliamo la delega? Abbiamo fatto un po' di prove, lasciamo la delega nella stessa pagina, facciamo comunque la convocazione nominativa. Una volta che devo inviare delle lettere, inviamo delle lettere con il nome del singolo condomino. È chiaro, attenzione, nella busta della lettera ci sarà sempre il nome del destinatario, ma all'interno della pagina la facciamo nominativa. Avanti. Cosa vogliamo fare? Inviare posta a carico di un edificio, abbiamo amministratore, in questo edificio è un finto edificio in cui io non ho credito, vediamo se riusciamo a farlo lo stesso. Questi sono i dati, abbiamo il codice fiscale del condominio, CAP e così via. Avanti, il mittente che sono io con questo indirizzo, che sarebbe l'indirizzo dove io riceverò la cartolina di ricevuta di ritorno. Ora abbiamo una convocazione di test. Il titolo della spedizione, oppure possiamo scrivere convocazione nuovo test, come vuoi per farti vedere che è diverso. Questa è l'email a cui riceverò le notifiche sullo stato di avanzamento. Cosa vogliamo mandare? Priorità Italia 4, Priorità Italia 1? No, dobbiamo mandare una raccomandata. Raccomandata con ricevuta di ritorno. Ad esempio, mandiamola, abbiamo fretta? Costa un po' di più, perché Poste Italiane può pagare un po' di più, mandiamo una raccomandata 1, arriverà subito. Abbiamo più tempo, mandiamo una raccomandata classica. Facciamo e suggeriamo raccomandata 1R, la cosa più costosa che esista, ma anche la più veloce. Fronte retro, sì, anche se poi in verità è solo un foglio. Colori non c'è bisogno, pintatura non c'è bisogno, cioè si tratta di un foglio, non c'è bisogno di pintare. È anche vero che potrei mettere la pintatura perché nella convocazione devo allegare anche i bilanci. E quindi mettiamola. Fronte retro, sì. A tal proposito, scarichiamo un bilancio. Tabella di parto consuntivo, una grafica unità. Avevo dimenticato di farlo. Esporta, faccio giusto una cosa molto veloce. Avanti, avanti, fine. Di questo comunque ne abbiamo parlato. Nella lezione del bilancio abbiamo un bilancio molto base, ok, eccolo qua. Ritorniamo alla nostra assemblea. Immaginiamo che quello sia tutto il bilancio che devo mandare, ma non è assolutamente sufficiente, servirebbe qualche altro documento. Ritorniamo quindi alla nostra assemblea, avevamo queste convocazioni che ora possiamo chiudere, nel frattempo. Ecco qua, non ne servono più. Gestisci convocazione. Postalizzare la convocazione, delega no, estesa no, delega nella stessa pagina sì, convocazione nominativa sì, avanti, inviare posta come prima, eccoci qua, pintiamolo, cioè ci mettiamo una spilletta così tutto è sistemato. Per quanto riguarda tutte le altre opzioni, comunque ci sta un meeting sulla servizio di postalizzazione, per cui ora non ti spiego se si accelera, ma comunque puoi leggere. Ma non lo selezioniamo. Qui abbiamo già la convocazione inserita. Ok? Non l'abbiamo dovuta scaricare e reinserire. Ti ricordi? È vero, prima l'abbiamo scaricata e l'abbiamo visualizzata perché comunque dovevamo farlo, ma ora è stata generata e io non mi devo nemmeno dimenticare di ricordare di scaricarla e caricarla. Ma in più abbiamo detto che vogliamo inserire anche il verbale, eccolo qua. Questo qui, no, ho commesso un errore, ti chiedo scusa, dobbiamo
ho lasciato il verbale, ho fatto il drag and drop, ma l'ho fatto, l'ho lasciato in un posto errato. Scusami. Delega nella stessa pagina, convocazione nominativa. Andiamo avanti, avanti. Eccoci qua, abbiamo tutto quanto salvato, lo faccio prima che lo carico così, eccolo qua. Quindi stiamo andando alla convocazione e questo verbale. Ora, entrambi i documenti, li clicco, li inviamo a tutti i condomini, tranne a, anzi, inviamo solamente ad Blasoni e ad Accolari, mentre a queste altre persone non lo inviamo. Ora ti dico, sono abbastanza sicuro che Baldini e Osvaldo, facciamo una verifica, ci clicco, modifica, non abbiamo il suo capo, ok? Sono già sicuro quindi che non c'è il capo. Inviamo la convocazione anche a Baldini e Osvaldo. Cosa succede? Non posso mandare una raccomandata ad un utente di cui non ho il capo. Vabbè, non me ne sono accorto. Facciamolo. Confermiamo. Attenzione, Baldini e Osvaldo, campo capo non specificato. Come faccio? Clicco su Baldini e Osvaldo, modifica, contatti. No, indirizzo cap 100 00. Salvo. Vediamo questo errore. Fine. Inviamo. Quindi non ho stampato, non ho imbustato, non ho stancato. Non sono andato soprattutto in Poste Italiane. Non mi devo studiare. Ecco qua. Invio effettuato con successo. Cioè, mentre un classico amministratore stampa, imbusta e fa tutto quanto, secondo me ti ha aiutato nella convocazione dicendoti quali sono le maggioranze, ti aiuterà in assemblea facendoti capire quante persone ci sono, quante non ce ne sono, ti ha aiutato nella spedizione di tutto quanto. Cosa sto spedendo? Comunque è una spedizione che di prova questa, poi la annulliamo. Sto spedendo questa convocazione. Qui ora non mi esce il costo, non mi escono i segnatari perché si tratta di prova. Una convocazione, nuovo test, se ci clicco vedrò che avrò un dettaglio con le varie persone e quando la convocazione andrà a buon fine, qui troverai poi all'interno del dettaglio anche tutti i singoli destinatari e avrai anche il codice per il tracking della raccomandata sul sito di Poste Italiane. Bene, ritorniamo alla nostra assemblea. Vediamo se manca qualcosina. Ovviamente, vabbè, i pulsanti di modifica voce, di elimina voce. Se comunque tu hai già mandato la convocazione per raccomandata, beh, metti un altro punto un po' strano. Però se intanto la raccomandata non è partita, puoi modificare e rimandare la raccomandata eliminando quella di prima. Puoi fare una nuova assemblea. A un certo punto, quando ti troverai comunque in assemblea, potrai gestire, appunto, fare l'appello o altro. Di base, l'assemblea viene gestita in seconda convocazione, ma potrei anche poi modificarla in prima, è un caso raro, però insomma può succedere. Benissimo, chiudiamo questa schermata. Ritorniamo a noi, eccoci qua, eccoci. Bene, abbiamo visto come funziona quindi la convocazione di un'assemblea. Facciamo un attimo un resoconto. Quindi la convocazione comporta una scelta di un orario, di prima e seconda convocazione, di un luogo di prima e seconda, con dei paletti per quanto riguarda i tempistiche tra la prima e la seconda. Comporta la scelta dei punti all'ordine del giorno da discutere. Comporta sin da subito la possibilità di vedere quali sono le maggioranze necessarie per ogni punto, in modo tale che in assemblea il sistema ti aiuterà a capire se il punto viene approvato o non approvato. Come si fa? Vedrai che sarà facile. Discuti il punto, metti un testo e inserisci favorevole. Signor Tizio, contrario a questo, appunto, tutti quanti favorevoli. A quel punto il sistema ti dirà punto superato, punto approvato, punto non approvato, o magari ti potrà dire guarda, di questo punto non ne possiamo parlare perché non c'è una maggioranza. Il sistema ti aiuterà anche con le persone che entrano e escono in ritardo e quindi le possibilità di discutere di un punto perché magari non se ne poteva parlare prima e così via. Il sistema soprattutto in fase di convocazione ti manda la convocazione, ti genera la convocazione, la lettera di convocazione. La convocazione stessa, nominativa o non nominativa, ma soprattutto ti aiuta a postalizzarla. Nella convocazione potrai avere, diciamo, la delega stesa no, nominativa o no, e quindi la postalizzi. E in ultimo, ecco, il sistema ti inserisce, se vuoi, anche la tua firma, affinché tu non devi stampare e firmare e abbia un valore, quella convocazione. Bene.
Ti ho detto tutto per quanto riguarda la convocazione. Se prima gestivi magari la convocazione a mano, ora la gestisci in maniera informatizzata. Sicuramente per un'assemblea di una ventina di persone in cui facevi tutto quanto a mano e magari in via raccomandata, ti rimangono a disposizione, non so, 5 ore libere. Sfrutta queste 5 ore, magari formandoti ancora di più, magari andando alla conquista di nuovi edifici, facendo vedere ai condomini come sei efficiente nella gestione delle assemblee. Con questo meeting è tutto, a condo presto.